Con queste treccine double face in campo di grana di riso possiamo lavorare una copertina, una sciarpa o perché no una borsetta. In un altro video avevo fatto vedere le trecce double face in genere, lì erano più larghe, invece qua sono al minimo sindacale. Ogni treccia si sviluppa su 4 maglie. Per semplicità ho impostato tutto in base a 4. 4 maglie per ogni treccia. 4 maglie tra una e l'altra, 4 per i bordi. Tra l'inizio del lavoro e l'inizio delle trecce ho lavorato 4 ferri, anche se per la verità ce ne volevano almeno 6 per fare questi bordi uguali. Tra la fine del bordo e il primo incrocio ho fatto sempre 4 ferri e faccio 4 ferri tra un incrocio e l'altro. Perciò se abbiamo le maglie possiamo contare direttamente così 4 più 4, 4 più 4, cioè un multiplo di 8, e alla fine aggiungiamo 4 maglie per il bordo sinistro. Ma nulla vieta di lasciare più maglie tra una treccia e l'altra. Segno il diritto del lavoro. Non ci vogliono maglie di vivagno, dato che il bordo è lavorato a grana di riso, quindi è come se fosse già vivagno bordo. Avevo incrociato e fatto il ferro di ritorno e ora lavoro per 4 ferri, lo sfondo a grana di riso e le trecce a costa 1 a 1. Al primo ferro un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. Questo è lo sfondo. Un diritto, un rovescio, uno diritto, un rovescio per la treccia. Un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio per lo sfondo, come si vede al primo ferro, cioè sul diritto del lavoro è tutto uguale, è tutta costa praticamente. Un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. È identico ai ferri dritti e in tondo, perché ai ferri dritti giriamo il lavoro, in tondo no, ma comunque al giro pari lavoreremo lo sfondo a grana di riso e quindi le maglie non come si presentano, ma al contrario, e cioè avremo un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto e la treccia a costa, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. Lo sfondo al contrario a grana di riso. Vedo un diritto e lavoro un rovescio. Vedo un rovescio, lavoro un diritto. Un rovescio, un diritto. La treccia invece accosta. Un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. Ogni tanto controlliamo di non aver sbagliato. Lo sfondo a grana di riso, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto. E questi erano 2 ferri. Ora ne faccio altri 2 lavorando lo sfondo a grana di riso. E le trecce a costa 1 a 1. Preparato lo sfondo a grana di riso e la treccia a coste, al quinto ferro continuo a lavorare lo sfondo a grana di riso e incrocio le 2 parti della treccia. A me viene più facile incrociare a sinistra, perciò se non abbiamo preferenze io farei questo. Per incrociare a sinistra sposto
temporaneamente le prime due maglie sul ferro destro e lavoro le seconde due, un diritto, un rovescio. Passo col ferro sinistro davanti, entro nelle prime due, sfilo e reinfilo il ferro destro passando dietro queste due maglie e lavoro quelle che sono diventate le seconde due maglie come un diritto, un rovescio, cioè sempre a costa. Lo sfondo a grana di riso. Qua avevo incrociato sempre a sinistra, ma poniamo di voler incrociare a destra. Per farlo senza il ferro ausiliario, passo davanti alle prime due maglie, entro nelle seconde due, sfilo, passando dietro queste, metto sul ferro sinistro quelle che erano le prime e diventano seconde, poi quelle che sono passate in prima posizione e le lavoro sempre a costa, 1 a 1, un diritto, un rovescio, un diritto e un rovescio. Finisco lo sfondo a grana di riso e quando lavoro il ferro di ritorno, cioè comunque il ferro o il giro pari, non dimentico di lavorare lo sfondo e i bordi a grana di riso, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, e invece la treccia a costa, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. A grana di riso lo sfondo, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, e a costa la treccia, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. Dopodiché farò altri quattro ferri o più ferri se preferiamo incrociare dopo più ferri, e incrocerò allo stesso modo.